La tensione tra i migranti affluiti nell'isola di Kos, in Grecia, è sfociata in scontri. Gruppi di stranieri erano accampati nei parchi e nelle piazze della popolare località turistica. La situazione è degenerata quando la polizia ha tentato di spostarli in uno stadio per registrarne l'identità. La polizia ha faticato a gestire la folla mentre i migranti hanno protestato bloccando le strade circostanti. La situazione è particolarmente tesa a Kos, ma gli sbarchi si susseguono su varie coste elleniche. Ogni giorno ci costa 100 euro alloggiare qui, 100 euro a persona. Non ho soldi, per favore aiutatemi, voglio andare via, non voglio stare in Grecia, voglio andare in Europa. Sono siriana e i siriani hanno problemi grossi. I migranti che hanno raggiunto l'Unione Europea attraverso la Grecia nel solo mese di luglio sono stati circa 50.000, più di quanti ne siano arrivati in tutto il 2014.